Ecco. 4 settori di colore diverso, un'app che consentirà a gruppi organizzati di prenotare il posto come i croceristi, colonnine per ricaricare le auto elettriche, sosta per i diversamente abili. Apre il parcheggio sotto Piazza della Libertà, più di 600 posti auto nel centro della città pronti a soddisfare l'esigenza di parcheggio, da sempre una vera e propria piaga per lo shopping e per l'attrattività del cuore di Salerno. Anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha voluto partecipare questa mattina al taglio del nastro con il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, ricordando la storia tortuosa del progetto nato per ospitare 2 piani e poi ridotto ad 1, scherzando sul volto sorpreso di Bofill davanti alla decisione della soprintendenza di abbassare di 60 centimetri il Crescent. Ma De Luca si è soffermato anche sul futuro. Una volta completata la piazza e riempite di attività commerciali, negozi, bisognerà proteggerla e la Regione sta già finanziando un incremento dell'impianto di videosorveglianza. Ritornando al parcheggio, la sosta costerà 2 euro la prima ora, 1,50 euro per le 8 ore successive e 1 euro per la restante sosta. A margine dell'incontro con la stampa, il Presidente ha anche annunciato che sono già 1.500 le vaccinazioni prenotate per i bambini. È una grandissima opera che dal punto di vista funzionale cambia ancora una volta le prospettive di sviluppo della città di Salerno. Intanto con questo parcheggio risolviamo il problema storico del parcheggio nel centro della città. Poi diamo un'alternativa importante a quanti verranno, soprattutto in questo periodo, a visitare i Luci d'Artista. È stato un periodo transitorio anche per le luci, un anno di transizione, ma veramente si arriverà a Salerno e si entrerà in una città europea. Si parcheggerà prenotando il posto nel grande parcheggio, veramente è una cosa di cui essere profondamente orgogliosi. L'appello ovviamente ad essere responsabili, a tutelare queste opere splendide che si stanno completando, ad essere cittadini responsabili, e l'appello è anche a completare la campagna di vaccinazione, altrimenti non riusciremo a goderci né la piazza né il parcheggio e neanche il Natale.